Ed ecco che è il primo autogrill della Germania, quando il gioco prende. Li stanno ricadendo giù, €5. Ed ecco Carlo che vuole giocarsi gli ultimi soldi, ma viene trascinato via a forza. Guarda, pur di non scommettere, dai, diamoci al fumo. Dai, dammi. Andiamo. Racconta dell'asiatica che ti dava fastidio. C'è poco da raccontare, questa vacca mangiava con la bocca aperta a fianco a me. È inaccettabile. Stai dicendo che tutti gli asiatici sono dei cafoni? Se questo video non verrà tradotto in nessuna lingua, tipo inglese, francese e spagnolo, sì, sto dicendo. Se verrà tradotto, ovviamente è una battuta. E ti scusi già con la goliardia. E ti scusi già con la comunità asiatica. Mi scuso già con la comunità asiatica, come Dolce Gabbana. Che decisione importante. Ma se mi sei dimenticato. Le decisioni, ecco voi le decisioni ponderate dal King. Io dopo mi bevo una birra, alla faccia vostra. Alla faccia vostra, va bene? Ciappa su e porta qua. Ciappa su e porta qua. Ecco. È stata una gita per lui. Arriviamo a fare il biglietto del castello del sold out. Alberto è triggerato. Sai cos'è sold out? Anche il paradiso per noi. Beh, andiamo a Fussen in una birreria. In Grecia sono stati Carlo ha fatto un'ottima mossa questa. Bene. Mi spiegate perché quest'uomo sta comprando uno scialle? Ma è quella roba lì col pelo. Carlo Belleni, passione shopping. Detto Bellaggio. Carlo Belleni. Guardalo come sorride al momento di strisciare. No, al codice non strisce. Intanto nei supermercati tedeschi ci sono delle letture interessanti. Finalmente delle letture molto interessanti. Ah, ma è proprio calendario, vedi? Questa non mi piace. Mi schifo, anche. Sì. Questa mi piace. Ecco. Questa è assurda. Guarda le letture di spessore. Buongiorno. Buongiorno. Oggi nevica schifo. Sì. Il gruppo si è diviso in tre. Allora il grosso è andato alla Pinacoteca. Io e quest'uomo stiamo andando a un museo dei modellini. E poi c'era Alberto, che era disperato perché voleva andare al museo della BMW. Ma nessuno voleva andarci con lui. Allora cosa ha fatto? Ha ricorso all'arma disperata. Lo schiavetto Carlo Belleni. Che ovviamente è stato convinto molto facilmente. Che è stato convinto molto facilmente ad andare al museo della BMW. Ecco Alberto e Carlo che vanno al museo. Possiamo notare. Si ferma e aspetta che riparta, ecco. Esattamente come Alberto e Carlo. Alberto ovviamente è il padrone. Vedere un Carlo perfettamente ammaestrato. Ha persino superato al semaforo, si è fermato, ha aspettato che le macchine che tornasse verde, quando è ripartito il padrone, è ripartito anche Carlo, cioè volevo dire il cane.
qual è il bello di questo museo qua, che è gratis. Potete vedere il noto instagrammer Giacomo Sandri intento ad acquisire un altro capolavoro. Abbiamo provato, ma dopo le 2 ore e 40 di ritardo accumulate solo tra il primo e la mattina del secondo giorno, il premio palla al piede viene assegnato quest'anno, grazie, a Francesco Grinaldi. Un applauso per favore. Grazie. Un forte applauso. Benissimo, proseguiamo con il nuovo premio dell'anno, che è il premio compianta. Quest'anno, per una polemica lenta ma costante, il premio compianta va alla Giorgia. Ma non è vero! E riesce a fare polemica pure ora. E adesso? Il premio più ambito. Viene dato una sola volta all'anno ed è la palma del peggiore. Al terzo posto, per la palma del peggiore. Per le solite cose che fa costantemente, prende il terzo posto il buon Simone Vallin. Beh, terzo è oro per te. I due finalisti sono Carlo e Ghera. Diciamo già come sorpresa. No, poi qualcuno perdeva una mano. Ma c'è un piccolo preso la parte. Grazie. Il vincitore. Oh, attenzione. Della palma del peggiore per il 2019 è Carlo Bellesi. Anche quest'anno la decisione è stata molto difficile, però Carlo ha rotto il cazzo tutti i giorni. Costanti messaggi su WhatsApp, dei vocal. In fondo al gruppo a mandare vocali di 3 minuti. O davanti al gruppo a mandare vocali di 3 minuti. Versare le birre addosso alle persone. Ogni mattina 50 minuti di phon dalle 8 alle 9 praticamente, perché sennò i capelli non stanno in ordine. La sua indecisione morale che come al solito ci porta a perdere un sacco di tempo. Gioco d'azzardo in autogrill. Gioco d'azzardo costante in qualsiasi cosa, ma soprattutto l'aver perso 2 giorni a trovare una sciarpa che si abbinasse alla sua fashion. E quindi quest'anno se lo aggiudica. Un applauso al peggiore della vacanza.